Per il make-up di Johnny Depp in Edward Mani di Forbice, dobbiamo come prima cosa annullare le sopracciglia. Cominciamo quindi con il pettinarle per bene. Con una colla stick, incolliamo le sopracciglia tra loro e le facciamo aderire bene sulla pelle e ci aiutiamo con una spatola di metallo per essere più precisi. Puliamo per bene l'eccesso di colla, aiutandoci con un cotton fioc. Fissiamo e opacizziamo il tutto con una cipria bianca in polvere. Prendiamo la plastilina morbida, in questo caso della Kryolan, facciamo una piccola sfera con le mani e la posizioniamo sulle sopracciglia. Per essere più precisi, nello stendere la plastilina ci aiutiamo con la spatola di metallo. Prendiamo del gel per capelli e con le dita lo passiamo sulla plastilina per andare a compattare il lavoro, rendere la superficie liscia ed eliminare eventuali gruni. Tamponiamo di nuovo con della cipria, dopodiché applichiamo un fondotinta molto coprente. Cerette con finale tragico. Prendiamo una crema colorata bianca la applichiamo su tutto il viso evitando il contorno occhi. Fissiamo con della cipria. Con un correttore marrone facciamo delle linee al di sotto degli zigomi che andremo poi a sfumare per dare vita alle fantastiche, maestose, bellissime, sensuali, sexy mascelle di Johnny Depp. Accentuiamo il mento. Con un ombretto marrone andiamo a creare una specie di triangolo al contorno occhi. Aggiungiamo dell'ombretto nero per intensificare lo sguardo.
Per truccare le labbra, prendiamo un rossetto color mattone, cominciamo truccando l'interno e sfumiamo il colore mano a mano che andiamo verso l'esterno. Con del silicone bicomponente e una spatola creiamo le cicatrici. Non ci resta che indossare parrucca e costume.